Amici lettori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Un libro alla volta. Oggi vi parlerò del libro di Mario Desiati, Spatriati, pubblicato da Einaudi. E allora, Spatriati è il vincitore del premio Strega 2022, ma io lo definisco un romanzo scomodo. Scomodo perché mette in difficoltà ogni convinzione. I protagonisti di questo romanzo sono Claudia e Francesco. Claudia una ribelle, Francesco invece un personaggio timido e introverso. Al centro di questo romanzo c'è anche il rapporto tra i due, perché non si capisce lungo tutto il romanzo se sono più amici o innamorati. Ma il dialogo tra i due è bellissimo, perché poi scorre attraverso proprio la terra di Puglia, quindi le varie descrizioni attraverso Martina Franca all'inizio e poi anche Bari, perché Francesco si iscrive all'Università di Bari, quindi ci sono diverse descrizioni di tutto quel contesto dell'Università di Bari, ma attraverso tutto questo romanzo aleggia questo termine che poi è il titolo del romanzo, Spatriati. Spatriati che cosa vuol dire? Vuol dire prima di tutto ha il significato principale che di chi se n'è andato, no? Dell'immigrato, ma anche di colui il quale è senza patria, ramingo, no? Senza uno scopo nella vita. Quando un fronte d'aria fredda incontra a terra una massa d'aria calda, quest'ultima si alza in cielo e nascono i temporali, pioggia e fulmini, acqua e fuoco. Non ho mai capito chi tra i due fosse il caldo e chi il freddo. Ma mi ritengo fortunato di aver incontrato il mio fronte opposto in Claudia Fanelli, la spatriata, come qui chiamano gli incerti, gli irregolari, gli inclassificabili, a volte i balordi o gli orfani, oppure celibi, nubili, girovaghi e vagabondi, o forse, nel caso che ci riguarda, i liberati. La notai la prima volta nell'atrio della scuola e desiderai i suoi capelli rossi, la pelle lunare, il naso pronunciato. Aveva l'aria di essere piovuta lì da un altro mondo, più evoluto e illuminato. Mi chiamo Francesco Veleno, sono il figlio unico di Elisa Fortuna e Vincenzo Veleno, due ex atleti dilettanti che si sono innamorati durante una puntata di Giochi senza frontiere. E per tutta la mia infanzia mi hanno cresciuto con l'idea che li avrei riscattati dal misterioso incidente di avermi messo al mondo. Ancora ero lontano dal sapere che molte relazioni vanno avanti, come avrebbe detto Claudia, per ragioni di Stato. E sempre grazie a lei avrei capito che non esistono ragioni di Stato così stringenti da obbligare tre persone tanto diverse a vivere insieme, a meno che non si sconti una pena. Più per orgoglio che per reale convinzione, mi iscrissi a scienze politiche in un'università piena di marmi come un camposanto. Prendevo tutti i giorni il treno per Bari, con il suo mare di due colori, verdogno alla riva, cobalto oltre i frangiflutti. Guardavo i pescherecci e le petroliere in miniatura sullo sfondo. La cortina azzurra a nord si univa con le strisce bianche degli aerei. Era città di orizzonti puliti e nella sua grandezza manteneva un'anima di paese. L'università significava avere 20 anni. Era sempre una festa, bastava uscire dal tetro edificio delle lezioni per essere rimbalzati da una casa all'altra, da una festa di studenti greci a una di calabresi, ubriachi e leggeri, sguaiati e molesti. Lanciavo uova dai balconi e ballavo gli Ace of Base con le studentesse, tenendo fermo il gomito con una mano e roteando l'indice dall'altra. La sera perdevo il treno e la notte restavo a dormire in appartamenti di fuorisede ricolmi di provviste e ormoni. Ma dormire era come rubare tempo all'allegria, così si giocava a carte e si chiamava il professore di storia antica spacciandosi per Leonida o Giulio Cesare. A sera Claudio e io tornammo a casa, un appartamento col granito a terra dove già dai muri scarabocchiati si capiva che lì avevano vissuto solo studenti fuori sede. Appena arrivati conobbi le sue coinquiline, con una di loro e il suo fidanzato
mi intrattenni mentre Claudia si inabissò in camera per una telefonata non procrastinabile. Giulia e Matteo mi diedero subito l'impressione di volermi estorcere chissà quale informazione, piuttosto che intavolare una gentile conversazione. Entrambi originari di un piccolo paese meridionale, entrambi figli di papà, come Claudia, anche se al nord i figli di papà del sud lo sono un po' meno. Mi parlavano fitto, con scoccianti convenevoli, su cosa studi, perché hai smesso, cosa farai, dove vivrai, ma non sei fidanzato con Claudia, ma davvero non lo sei? Quasi scandalizzati che potessimo dormire nello stesso letto senza un legame ufficiale. Poi Giulia disse che aveva litigato e fatto pace con Claudia mille volte. Come diavolo fa a leggere tanto e a non stancarsi mai? Ah, ma lei è così. Crede davvero nei libri che legge, crede che la poesia e la musica migliorino la vita. E tu ci credi? Disse Matteo con aria scandalizzata. A me l'ha migliorata lei, Claudia. È galvanizzante pronunciare a voce alta il nome di chi ami. Sei proprio innamorato, decretò Giulia. Uno sguardo d'intesa con il fidanzato. Ma pensavamo che fossi tu quello con cui Claudia stava sempre al telefono. Lo dissero insieme e col sottofondo di una risata sarcastica. Non sopportavo gran parte dei miei coetanei all'estero. Una volta espatriati, scoprivano di aver vissuto per 20 o 30 anni in mezzo ai barbari. Non importa in che città fossero, Parigi, Barcellona, New York, Pechino, Osaka e ovviamente la maledetta Berlino. Non importa che lavoro o che ragione profonda si nascondessero dietro la loro nuova vita. La terra natale era disseminata di ladri, burocrati, baciapile, raccomandati e mafiosi. Ma loro cosa avevano fatto per migliorarla? Erano andati via. La nostalgia altro non è che un piacere distillato e persistente. La vedevo perfettamente in sintonia con tutto. Scendere dall'aereo diversa da tutti gli altri viaggiatori, una borsa da mare come bagaglio a mano per riporre quanta più roba, la testa alta verso l'uscita del gate, sicura di sé. A Berlino c'erano sempre ponti su cui fermarsi a guardare il fiume. Se non l'avete ancora fatto, correte a comprare questo bellissimo libro di Mario Desiati, Spatriati, pubblicato da Einaudi. Anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla prossima volta con un altro libro.